Ministro, da fedelissima di Berlusconi, questa decisione di seguire Alfano con un nuovo centrodestra, perché? Io ero, sono e sarò una persona legata a Silvio Berlusconi, che ho sentito ieri sera, e cui rapporti umani non saranno mai, e dico mai, messi in discussione dalle vicende politiche. Il problema non è con Silvio Berlusconi, il problema è con una classe dirigente che in questo momento vuole vincere all'interno di Forza Italia utilizzando estremismi che non appartengono alla nostra storia. Abbiamo fatto una scelta per l'Italia, per dare una risposta ai nostri figli, per parlare di cose, per fare finalmente la riforma della legge elettorale, per abbassare le tasse, per fare finalmente una riforma della giustizia che non veniva mai fatta con la scusa di Silvio Berlusconi, e in questo modo mettiamo in mora il Partito Democratico, non Silvio Berlusconi, perché oggi non hanno più scuse. Oggi dobbiamo dare una risposta ai tanti giovani che dignitosamente vogliono vivere in Italia. Oggi qui nel Sannio inizia anche la conta di chi ci sarà in questa nuova avventura. Il Corriere dava sondaggi dove in campagna è nettamente avanti come numero Forza Italia. Qui nel Sannio com'è la situazione, chi la seguirà? Guardi, io non amo le conte fatte di numeri, a parte che poi, cioè, mia nonna diceva che la processione si vede quando si ritira, non quando parte. Ma detto questo, io faccio la conta delle idee, voglio capire in campagna quali sono le idee, quali sono le idee per risolvere un problema annoso come la terra dei fuochi, dove per tanto tempo una classe dirigente ha girato la testa dall'altra parte, e quindi la ritengo complice, esattamente come le tante persone che lo hanno consentito. Quello che è accaduto a Fragnito, che è Fragnito Monforte, che è la stessa cosa, Fragnito l'Abate, che riguarda sempre il disastro ambientale che è stato determinato e nessuno ha detto niente, l'ha consentito. Viviamo in una città che sta morendo, guardate, giovani che vanno via, disastri da ogni parte, dove non c'è un'alternativa, una regione nella quale non si può parlare di legalità da troppo tempo. Io voglio parlare di legalità, voglio fare la lotta alla camorra e non voglio essere messa in mora da una classe dirigente che per troppo tempo ha regnato e governato con l'arroganza. Ecco, io penso di avere dalla mia parte le forze delle idee. Sulla terra dei fuochi lei su Twitter ha scritto dovrebbe intervenire l'esercito, perché? Noi chiederemo con forza, insieme ad Angelino Alfano e al ministro Mauro, che ha già dato la disponibilità, l'arrivo dell'esercito, ma non per militarizzare un territorio, sarebbe un grande errore, ma per aiutare la regione Campania a perimetrare la zona e a circoscrivere il pericolo. Se io devo rendere quelle zone no food, devo sapere dove inizia e dove finisce il pericolo, e non posso consentire che i mercati speculino o che la camorra continui a speculare su queste zone. Devo poter dire all'esterno, in Europa, in Italia, che i prodotti della Campania sono eccellenti, sono i migliori e che vanno ancora consumati. Risolvere il problema e poi partire con una grande attività promozionale, ricordando che noi offriamo ai nostri figli solo una cosa, la terra, e chi inquina la terra fa il male di questo paese due volte, perché inquina i mercati, perché inquina la gente, perché inquina i territori e soprattutto ammazza le generazioni future. Visto, due domande. Sì. È una vera spaccatura quella con la nascente Forza Italia o è una manovra elettorale? La seconda, Quasanto ha detto che lui starà con Forza Italia, si attende un fuoco di fila di stampa avversario, nemico, oppure no? Guardi, io credo nella stampa libera e mi auguro che la stampa continui ad essere libera e non utilizzata per scopi personali, quindi mi affido a questa stampa libera. Io non ho considerato Luca Colasanto un padre, l'ho fatto votare come un padre e sono stata al suo fianco in ogni momento, anche quando la regione a questo territorio purtroppo non dava risposte. Io l'ho votato, sono andata in giro ammalandomi per quella campagna elettorale e mi sono presa anche tanti brutti reazioni dei nostri sindaci, dei nostri amministratori che attendono ancora risposte da questa regione Campania. Io mi auguro che Luca Colasanto con questa separazione ritorni ad occuparsi del territorio dando risposte che sicuramente arriveranno. Le posso dire che io vigilerò con l'aiuto di tanti consiglieri regionali che ci sono al mio fianco e che sono qui oggi per iniziare questo nuovo percorso, e dando delle risposte anche attraverso gli assessori che hanno aderito a questo nuovo movimento, a questa nuova organizzazione, al mio territorio che da troppo tempo attende. Per quanto riguarda invece la prima domanda che ho dimenticato, cioè se è una spaccatura reale o se è una spaccatura anche a scopo elettorale. Dipende anche un bacino di voti, sì, del centrodestra, lo stesso qui sta guardando anche Renzi in questo momento, un po' di delusi dal berlusconismo del Berlusconi. Ma guardi, dobbiamo attenderci qualcosa di strano nei prossimi mesi oppure no? Ma guardi, io le posso dire una cosa, Silvio Berlusconi è imprevedibile, e questo l'ha capito chiunque. E la storia è quello che sarà, lo diranno i libri di storia, non io. Ma qualcuno già l'ha scritto, figlio Antonio.
Ma i figlioli prodigi fanno parte della parabola di Dio, questo lo può dire Dio, nessun altro è paragonabile. Io sono cattolica e credo in Dio. Berlusconi è mai storia passata, politicamente, pragmaticamente, per voi è storia passata, cioè ormai, si guarda oltre. Cioè. Assolutamente no, noi guardiamo al futuro dei nostri figli. Silvio Berlusconi è un riferimento di un'area di centrodestra, noi però costruiamo il nuovo centrodestra. Vabbè, è tutta colpa dei fatti. Beh, io ho qualche difficoltà a stare con Saverio Romano e la Santella. Arrivederci. Grazie.